Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui ragazzi per la review, la presentazione, l'anteprima di un videogioco che è veramente fantastico. Stiamo parlando di Startup Company, è un manageriale che dobbiamo andare assolutamente a vederlo insieme. Ragazzi, è una software house indipendente, è la Hovgard Games. Vorrei farvi vedere qui quante persone l'hanno sviluppato. Chapeau a questi ragazzi. Jonas Hovgard, lo sviluppatore, è relativo anche al design dell'interfaccia grafica, il 3D asset, Bruno Kenzo, la musica di Steven Settinger, videoproduzione di Alexander Brock. Sono la bellezza di quattro persone, volevo farvele vedere e presentarvele tutte perché io sono veramente soddisfatto quando vedo giochi indipendenti fatti da quattro persone che hanno raggiunto livelli così belli, divertenti. Ragazzi, lo troverete su Steam l'11 agosto, quindi siamo veramente con un'anteprima bestiale. Mi è stata data la possibilità di fare questa piccola recensione, andiamo a vederla insieme, non perdiamo altro tempo, buttiamoci subito nel gioco. Che gioco è? È un gioco manageriale dove dobbiamo gestire un'azienda, la Mujahsoft, ok? La Mujahsoft, la conoscete? l'abbiamo appena creata, la Mujahsoft, ed eccoci qui. Partiamo alla grande. Allora, ho ricevuto un'email, andiamo a vedere subito delle mail. Jonas era praticamente lo sviluppatore, ovviamente il capo di questa azienda che ha prodotto il videogioco. Ok, ciao a tutti, benvenuti alla beta di Startup Company. Ci dà il benvenuto e noi lo ringraziamo tanto di averci dato questa opportunità. Gli obiettivi che abbiamo è: la prima cosa da fare, vai nelle finanze e prendi insomma un prestito per poter fare le cose. Assumi un sales executive, insomma una persona che ricerca progetti e via discorrendo, per generare, ok, i nostri contatti, in modo che contatta i nostri clienti. Per completare il primo contratto hai bisogno di uno sviluppatore che sviluppi insomma dei componenti richiesti insomma dal sales executive. Ok, io spero che insomma che te la cavi. Ok, lo spero anche io, grazie Jonas. Andiamo avanti, vediamo un attimino subito di vedere le finanze. Qui abbiamo vari tasti, allora possiamo comprare degli item. Ok, quindi per adesso sono sbloccati veramente pochi, scrivanie e via discorrendo. Poi abbiamo le finanze, per adesso niente perché siamo in pausa ragazzi, vedete, quindi l'inventario non abbiamo niente, contratti niente ancora, employees, ok, qui possiamo reclutare delle persone, i nostri dipendenti, ma non abbiamo nessuno, reclutare le persone, i candidati, fantastico ragazzi, il profilo della nostra company, siamo ancora niente, siamo ancora a zero, i competitors, ok, le altre aziende in sostanza che sono i concorrenti, no? Ok, io direi andiamo sulle finanze, andiamo a vedere transazioni, non abbiamo fatto niente, il nostro budget è ancora zero, praticamente non abbiamo niente, loans, i prestiti. C'è una certa Easy Money che è pronta a darci 40.000 dollari, 40.000 euro, parliamo così, diciamo, sono dollari ma noi li tratteremo come euro. Ok, prendiamoci il prestito, ok, grazie, così abbiamo 40.000 euro da poter spendere, è arrivata la nuova mail, vediamo. La Easy Money, congratulazione, ci credo, ci si congratula uno perché abbiamo avuto 40.000 euro. Benissimo, immagino che avremo degli interessi da restituire. Vediamo. Ok, assolutamente sì, direi. Il budget e il prestito, ecco, qui parlava di tutto. In 365 giorni dobbiamo interessi del 30%, li mortacci loro. Va bene, il totale da restituire sono 46.000, anche se ne abbiamo avuti 40.000. Mamma mia ragazzi, vabbè. E sono un po' così le aziende. Allora, employers, io direi andiamo a prendere un po' di persone. Recluteremo la prima cosa uno sviluppatore, anche se ci dicono di reclutare l'altro. Start reclutamento, ok. I candidati dobbiamo vederli, quindi rilasciamo play e vediamo cosa succede. Dovrebbe partire questa ricerca del personale. Perché voglio fare per uno sviluppatore? Perché mentre creiamo anche l'ufficio, perché dobbiamo iniziare
Ecco, sono iniziate ad arrivare le prime persone. Iniziamo a preparare le scrivanie. Ok, direi magari il gruppo. Questo è il nostro ufficio in sostanza. Il primo gruppo di sviluppatori vorrei metterlo proprio qui. Allora, no, lo mettiamo così. Uno girato di qua. Mi piace pensarlo, sì, così. Ok. Allora, andiamo a vedere se è stato trovato qualcuno nel frattempo. Andiamo avanti. Abbiamo messo che la ricerca è in 3 giorni. Ok, i primi sviluppatori. Un certo Chase Butler qui, che è uno sviluppatore che ha la velocità dell'87%. Io penso, e la sua paga è di 3.497 euro, anche se sono dollari. Parliamo di euro, mi piace di più. Poi c'è un'altra sviluppatrice, vediamo se riesce a trovarne altri più velocemente. 135% con 5.000 dollari. Wow. Credo che non è che abbiamo tante altre possibilità, dai, è arrivata un'altra che non è male perché, guardate che bello, 110% a 5.000 dollari. 5.000 dollari, questa qui è a 104, 5.200. Caspita, questa è un affare perché questa c'ha il 104%. Beh, io direi forse la migliore è questa, la Stella Soto. Stella Soto, vieni, ti assumiamo subito. Ok, benvenuta nel nostro ufficio della MujaSoft. Ti assegniamo a questa scrivania. Ovviamente adesso credo che non sia schedulata. Che bello. Allora, lo sviluppatore può creare in sostanza questi componenti software. Si parla di User Interface Component, dei backend component, quindi lo sviluppatore, network component, database component, encryption component. Qui sono bloccati altri, quindi per il momento può fare questi. È schedulata, cioè nel senso, poi lavorerà questa signorina, la bellissima Stella Soto. Ma noi possiamo, come dire, possiamo modificarlo? Mamma mia! Stella Soto, no! Stella Maria! Assunta, mamma mia. Infatti, la prima assunta, Stella Maria Assunta, che lavora dalle 8 alle 16. Buono, statistiche. Ah, guadagnerà un salario di 5.000 euro. Sti cacchi, raga, però manco io li piglio sti soldi qua, mortacci sua. Però ha la velocità di 111%. È una principiante per adesso, poi potremo aggiornarla. Benissimo, ragazzi, molto profonda la cosa. Velocità base c'è il 110%, non è male. Benissimo, direi l'abbiamo assegnata qui. Saltiamo al giorno. Ok. Questo è il nuovo giorno, è arrivato all'ufficio. Benissimo, non ha niente da fare. C'è questo visino che si muove. Ok, assegniamo subito un lavoro. La scheduliamo per fare un backend component. Ok, ci costerà 1000 dollari. Ok, inizia a farli, poi vediamo un attimino. Ok, iniziamo a fare play. Lei dovrebbe iniziare a sviluppare, se non ho capito male. No, come. Non l'ha fatto. Qui. Ah, ok, scusami. È partita subito. Gno, a grande velocità a sviluppare questo componente. Si sente digitare sulla tastiera. Ma fermiamo un attimo. Nel frattempo dobbiamo trovare un altro lavoratore. Cioè, prendiamo prima la scrivania. Anzi, no, possiamo con tranquillità cercare di reclutare i sales executive. Un giorno per cercarlo. Sì. Dai, inizia a cercare, amico, così lei sviluppa e lui cerca. Quindi, vedi, questa è una cosa molto carina e positiva. Abbiamo trovato Brian Davis. E adesso andiamo a vedere subito, di che sta facendo questo tipo qua. Perché la cosa la si fa intrigante. È finito il componente? Ok, non c'è niente da fare, ma noi, furbi come la volpe, gli facciamo fare una encryption component, che è la crittografia, è una cosa importantissima, ragazzi. Ok, inizia a sviluppare la nostra bella Stella Anna Maria, come l'abbiamo chiamato. Ok, vediamo i candidati. Qui ci sono sviluppatori, ma adesso è arrivato qualche sales executive. Ok. La ragazza è andata subito a casa perché come si fanno le 16 dipendenti, porca miseria, non c'è voglia di fare niente. Ok. Beh, bando alle ciance, vediamo un attimino. Guarda questo qui, 149%, però. Direi di mandarli avanti nella ricerca. Qui ce n'è uno che ha 86%, 118 di velocità. Guardate questo, è un affare, eh. 118% di velocità, questo 86%, a 4.243. E invece Eric addirittura 4.321, ma wow. Guarda questo è ancora meglio, 3.900 e 104%. Niente male, 123% a 5.000. Beh, io mi prenderei Elizabeth
Harrington. Perché 104% mi piace a 3000. Ok, dobbiamo risparmiare all'inizio, dobbiamo risparmiare. Benissimo, allora saltiamo a un nuovo giorno, mettiamo subito la pausa. Ah, sta finendo di sviluppare lei, quindi ci può anche andare bene. Nel frattempo mettiamo un'altra scrivania per la nostra comprensione. Se la voglio mettere da quest'altra parte, la metterò di qui, perché io voglio fare un'isola magari con due. No, forse va bene, la mettiamo qua. Ok. E inseriamo subito, assegniamo la scrivania alla nostra Elisabetta. Ok, aspetta, fermiamo un attimino. Voglio cambiare il nome di Elisabetta. Proprio così. No, Elisabetta mi sta bene, ma chiamiamo proprio Elisabetta Canalis. Beh sì, lavora per noi, ok? Lavora per noi Elisabetta Canalis. Che cosa fa questa Elisabetta Canalis? È schedulata sempre per le 8 alle, dalle 16. Mi sta benissimo, mi sta benissimo. Ma cosa può fare questa signorina? Può cercare contratti, l'unica cosa. Ok, cercate contratti, che ci potrebbe rendere felice questa attività. Nel frattempo direi di prendere un altro sviluppatore. Questa, mamma mia, 143%, costa 7000 però, troppo, $7000 al mese, di morta, questi fanno pagare, si fanno pagare pesantemente, ok. Andiamo avanti, vediamo un attimo, vorrei un altro sviluppatore per poter fare 123%, $5000. No, facciamo un reclutamento di nuovo, reclutiamo altro, un altro sviluppatore, un altro giorno che è pronti a cercare altri candidati. Allora, fermi tutti, guardiamo un attimino cosa è successo. Perché la nostra Elisabetta ha trovato qualcosa. Rispondi al contratto, vediamo. Wow, wow, wow. Urgente. È un tipo di contratto, un prezzo fisso che ci offrirà 2000 dollari, 2000 euro, 2640 euro, 3300 euro all'ora. Beh, minchia, oh, non è male. Scadrà il contratto in 24 ore. Wow. È un po' complicata la cosa, però siamo stati fortunati perché prima ci siamo anticipati nel creare un componente di back-end. Ne vuole due a quanto pare. No, forse addirittura già ce l'abbiamo. Accettiamo il contratto, vediamo se possiamo. Ne deve fare in sostanza un altro componente. Era giusto, era... Riguardiamo il contratto, scusate, dove è il contratto? Sì, queste rotelline, un back-end component, vediamo. Back-end component, ok, fai questo e così uno già ce l'ha fatto, anche se è urgente, ce la dovremmo fare, vediamo. Ok. Oh mamma, è finita di lavorare, proprio mentre abbiamo detto ok, ha finito di lavorare, porca miseria. Guardiamo il contratto commesso, no, in realtà questa è l'azienda. Nel frattempo stiamo cercando anche altre persone, altri sviluppatori. Vediamo il contratto. Fra 5 ore scade. Siamo messi male forse. Vediamo un po'. Forse ce la fa. Vediamo un pochino. Ce l'ha fatta? Dai, finisce il componente. Ok, mettiamo in pausa. Oh, ok, ok, ok. Andiamo a vedere il contratto. Benissimo. Abbiamo i due componenti da poter spedire. I nostri componenti back-end. E possiamo spedirli. Ok, e ricaviamo $2000. Wow, fantastico. Contratto completato con successo, anche se abbiamo sbloccato altre cose. Abbiamo ricevuto il tier 2 New Employer. Abbiamo sbloccato nuovi dipendenti. Il designer, che non so assolutamente cosa sia, però. Ok, e nuovi nuove strutture, nuovi pezzi da mettere nell'ufficio. Bene, che poi non so. Vedi, ti dà dei bonus. Wow, dai dei bonus forse alla velocità. Molto interessante questa cosa qui. Ma ragazzi, direi di fermarci qui un attimino. Perché? 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 Perché in sostanza il video se no viene troppo lungo. Ma le cose da vedere sono talmente tante. L'ufficio è ancora vuoto. I dipendenti sono ancora tanti da assumere. Quindi non mancate assolutamente alla prossima puntata. Ciao ciao ragazzi.